Questa sera parliamo per lo spazio, approfondimento di burocrazia, pubblica amministrazione e rapporto con i cittadini. E lo facciamo con un nostro gradito ospite Luca Soluri, che tra l'altro è anche il presidente dell'associazione culturale Lanterna Magica. Bene, partiamo proprio da un problema che lei diciamo, ha vissuto con l'ispettorato del lavoro di Catanzaro. Sì, diciamo. Io sono qua innanzitutto per parlare di questa vicenda, eh, per cui ho presentato una denuncia esattamente il 31 marzo del 2017 all'Ispettorato del Lavoro e poi l'ho seguito se la denuncia, se era andata avanti la pratica, eh, e ho chiesto l'ultima verifica il giorno 5 settembre 2017. In particolare io mi rivolgo al responsabile eh, di settore, la dottoressa Mancini, mi rivolgo alla dottoressa Mungo e mi rivolgo al dottor Dodaro, l'ispettore Dodaro. Faccio una premessa no? eh, che è molto importante. Distinguere le persone dal problema. In particolare sia la dottoressa Mungo che eh, il dottore Dodaro sono per persone eh, cortesissime, molto gentili e anche molto cordiali. Quindi chiaramente eh, su questo piano mh, non ho nulla da dire. Eccetera, eccetera. Invece quello che mi interessa è, la, è il problema, perché io mi sono recato il giorno 5 settembre all'ispettorato del lavoro e praticamente eh, la dottoressa Mungo mi ha dato una versione dei fatti, mi ha detto che la mia pratica era in conciliazione, quindi in fase 2, mentre il dottor Dodaro eh, mi ha detto che in sostanza loro non erano competenti. Entrambi hanno affermato che ricevevano queste notizie eh, dal loro responsabile di capo settore che è il dottor Mancini. Allora, è chiaro, diciamo, il mio caso individuale può diventare un caso universale, cioè il principio universale, individuale e parimenti universale. Cioè, come diceva Ernest Hemingway, perché suona la campana? Oggi la campana è suonata per me, ma domani può suonare per gli altri che si trovano nelle medesime situazioni. Quindi, è molto importante che i cittadini abbiano degli strumenti che sono dei principi del diritto, proprio dei, dei veri principi, propri principi elaborati dal diritto romano, non è che li invento io. Ed è di questo che volevo parlare. E, intanto eh, la tempestività dell'intervento, cioè nel momento in cui l'ispettorato del lavoro fa un intervento è probante, probatorio, cioè un'eventuale causa che può essere il Tribunale del Lavoro oppure in questo caso... Il, eh, praticamente tribunale sportivo, perché può fare una fotografia di quella che è la situazione, sia dell'ambiente di lavoro e sia in questo caso del corso di formazione. Laddove nel corso di, siccome, corso di formazione, siccome parliamo eh, della salute, per cui un corso di massaggio e di, di operatore olistico, parliamo di persone che andranno a lavorare con altre persone, ci troviamo dinanzi a un insegnante che ha messo le mani, ha insegnato ai suoi allievi a, a fare il massaggio addominale. Eh, dopo che questi avevano mangiato. È chiaro che questo è in contrasto con quelli che sono gli, gli insegnamenti no, di, di Barral, che è stato il fondatore del massaggio addominale in Occidente. Poi a questo a vari altri episodi, come allievi ubriachi, allievi che fanno firme false, ma eh, la cosa eh, diciamo, più scabrosa, che a me ha colpito di più, è il fatto che nonostante le lamentele, per riportare l'ordine e la disciplina nella classe, sia l'insegnante sia la segretaria, ma soprattutto il presidente, che dovrebbe essere il garante di tutti i corsisti, ha detto vabbè ma te che te ne frega. No. Quindi in sostanza una situazione totalmente eh, fuori dal, dalla norma. È chiaro che in tempi in cui la norma non esiste, eh, chi propone, cioè, il corsista di fare il corso, viene visto un po' anche così. La interrompo perché mh, mi colpisce un fatto che diciamo, credo che vivono quotidianamente i cittadini quando si interfacciano con la pubblica amministrazione e gli uffici. E la cosiddetta proprio rallentamento delle pratiche, cioè a un certo punto il cittadino viene preso da una forma di stanchezza e rinuncia ad ottenere un diritto. Beh, questa è una domanda, io le ringrazio perché è una domanda straordinaria. Cerco di, diciamo, di rispondere per le mie competenze, la mia conoscenza, dicendo questo. Il grande paradosso è dato dall'informatizzazione, dai computer, che erano nate per facilitare il lavoro degli impiegati. Però, eh, qui c'è la storia della rana, no? immaginiamo che una rana si presenta in, un, in questo ufficio e gli dice: Guardi, ma lei che cos'è? Un pesce oppure un quadrupede? La rana, poverina, che è un amfibio, che dice, guarda, io vivo eh, sia nel mare, quindi secondo voi sono un pesce, e sia sulla terra, quindi secondo voi io sarei un quadruplede. Allora, praticamente è chiaro, c'è bisogno di, di un'elasticità, cioè l'impiegato ha bisogno di elasticità, di essere elastico mentalmente. Eh, mi spiego meglio, cioè i moduli che nascono a livello burocratico sono il prodotto... Eh, di grande intelligenza, no? ma come nascono questi moduli? Nascono dal fatto che ogni cittadino che, diciamo, rivendica un diritto deve provare determinate cose, deve provare di avere determinati requisiti. E allora praticamente l'insieme degli impiegati, i dirigenti, si riuniscono e vedono che per ottenere quel diritto sono necessari quei determinati requisiti. E quindi questi moduli rappresentano il caso tipico. Però, appunto, il caso tipico è o il quadrupede che si presenta oppure il, il pesce. Allora l'impiegato che si presenta una rana è in difficoltà perché, nella visione del, del burocrate, la rana non può esistere. Questo... Quindi, quindi, possiamo dire che, eh, malgrado oggi viviamo un'epoca di informatizzazione, la velocizzazione delle informazioni che eh, dovrebbero. Essere veicolate tra cittadini e pubblica amministrazione si parla tanto di decreto tagliacarte. Molte pubbliche amministrazioni oggi, per esempio, non usano più il fax, usano la posta elettronica certificata, quindi diminuiscono per esempio le spese postali, le file. Tutto questo possiamo dire che non ha agevolato i cittadini beh, è sotto gli occhi di tutti, no? Che, eh, ma non è responsabile l'informatica, non sono responsabili i computer, no? È responsabile sempre l'uomo. Protagora diceva l'uomo è la misura delle cose. No? E qui non so se posso fare un attimo un passaggio. Noi ci troviamo in una situazione in cui per esempio eh, gli ispettori si riuniscono, hanno un centro che è l'Inps. Cioè tutti gli ispettori della, della regione si riuniscono all'Inps. Stiamo sempre parlando di ispettorato del lavoro. Non solo l'ispettorato del lavoro, tutti gli ispettori hanno il loro punto di formazione all'Inps. Cioè la sede regionale dell'Inps riceve, viene, forma gli ispettori, non solo dell'ispettorato del lavoro. E faccio un altro esempio, no? è possibile, a, a, per esempio abbiamo il centralino no? che unifica la prefettura, la questura e quant'altro, cioè ci, ci sono dei, dei cluster, si chiamano in inglese, che unificano la burocrazia. Un altro che, eh, si, sa, che si formerà, nel, credo nel 2019... Eh, sarà il cluster dei trasporti, lo farà la, la regione, per cui io farò un biglietto, un abbonamento e potrò viaggiare per tutta la regione. Cioè, con cose. Quindi diciamo, ci sono dei, delle possibilità straordinarie che, eh, che noi eh, abbiamo di fronte, però c'è bisogno della formazione, c'è bisogno della leadership, cioè una leadership capace. Faccio un esempio in questo caso, facendo sì e camminando tra il personale. L'universale, come ho detto prima. Se eh, questa informazione: ecco, il problema dell'informazione che deve essere chiara: cioè il cittadino deve sapere qual è la situazione. Teoricamente, con a me hanno dato un numero qua Un numero identificativo della pratica. Io teoricamente in tempo reale dovrei quasi. Non voglio scherzare parlando del grande fratello, vedere l'impiegato, cioè io immagino il dottore Dodaro che mi sta, sta scrivendo la mia pratica, no? cioè fare un po' il grande fratello, ma eh, diciamo, lo sto dicendo simpaticamente. No? Cioè, L'informatica. Dice, il cittadino deve interagire con la pubblica amministrazione conoscere i vari step del, della pratica, da quando uno protocolla l'atto alla fase iniziale di quando poi viene concessa l'eventuale autorizzazione. Lei ha detto una cosa molto bella, ha usato una parola straordinaria. Vabbè, step, diciamo la traduco, per, uso l'inglese, step vuol dire i passaggi, i gradini che la pratica dice, dall dalla presentazione fino alla conclusione. Però ha usato una parola molto bella che è la parola protocollo. No, io um, la ringrazio, perché questa parola che lei usa è una parola importantissima. Eh, diciamo, lei sa che io sono abituato a viaggiare tra la medicina il diritto, eccetera, eccetera, e qui eh, per parlare di protocollo è chiaro che sono stati gli inglesi, no, che con la medicina dell'evidenza hanno messo a punto dei protocolli, no, dicendo eh, se ho questa situazione, ho questa serie di sintomi, devo intervenire in questo modo. La stessa cosa vale per la pubblica amministrazione, cioè se la pubblica amministrazione fa i, i regolamenti e i protocolli, quando si esce fuori dal protocollo bisogna capire perché si è uscito dal protocollo. No, questo è il, perché i protocolli appunto indicano il modo corretto di operare, la prassi, cioè la prassi corretta, l'azione che no. Allora per esempio tornando a quello che ho detto prima, no, del caso tipico, cioè i cittadini devono sapere che quando hanno a che fare con la pubblica amministrazione la prima cosa che devono dimostrare è la buona fede. Devono dimostrare la loro buona fede, no. eh, ecco perché ci sono degli uffici come il casellare giudiziale eccetera eccetera. La seconda cosa, devono sapere formulare esattamente quello che vogliono, devono agevolare il burocrate, l'impiegato. L'impiegato non è un avversario, la, devono sapere formulare esattamente, cioè in modo che, chiedo scusa se uso il, il dialetto, l'impiegato a un certo punto arriva e dice che vuoi? Cioè devi sapere cosa vuoi. Quindi chiarezza nel messaggio. Secondo. E il terzo passaggio è le prove. Cioè tu hai diritto a quello che stai dicendo. Se chi conosce la giurisprudenza avrà capito che io sto parlando del processo per formulas, l'antico processo per formulas. No? Cioè sapere esattamente cosa dire. Bene, ehm, ormai ci arriviamo alla conclusione, quindi abbiamo parlato sì. di burocrazia, rapporto con la pubblica amministrazione, una frecciata proprio finale di conclusione. Ma di conclusione io vorrei dire questo. Cito da un antico libro. La corte è ben ripulita, ma i campi sono pieni di erbacce. E i granai sono completamente vuoti. Indossano vestiti ricamate, portano la cinta a spade affilate, si impinsano di cibo fino alla nausea, possiedono ricchezza in sovrabbondanza. Questo certo si chiama vanto di rapina, ma non è la via corretta. Bene, ringraziamo Luca Soluri, presidente dell'associazione Lanterna Magica di Catanzaro. Abbiamo parlato di burocrazia e di rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione. Io vi do appuntamento ai prossimi spazi di approfondimento. Buonasera.